Bentrovati ad un nuovo appuntamento con Avinibus. Apriamo la puntata a Castiglione del Lago, dove si è chiusa con successo la 45esima rassegna internazionale del folklore, che ha ospitato quest'anno, tra l'Umbria e la Toscana, gruppi folcloristici anche da Georgia e Bulgaria. Il servizio. Un'edizione da ricordare, la 45esima rassegna internazionale del folklore, con presenze stimate in oltre 3.000 spettatori partecipanti tra le diverse tappe dell'evento organizzato dal gruppo folcloristico Agile Trasimeno, in collaborazione con il comune di Castiglione del Lago e il sostegno del GAL Trasimeno Orvietano. È iniziata il giorno 11 agosto con uno spettacolo a Villa Strada, il 12 agosto a Gioiella, che sono due frazioni del comune di Castiglione del Lago. Ho cercato di spalmare, diciamo, questo spettacolo sul nostro territorio per far conoscere le tradizioni e la cultura di popoli e di paesi lontani. Abbiamo proseguito il percorso andando a Cortona. Poi siamo spostati a Santa Maria degli Angeli e questa sera siamo qui a Castiglione del Lago a chiusura di questa 45esima rassegna del folklore. Unità nella diversità, operare insieme a favore della pace e della prosperità, mantenendo al tempo stesso la ricchezza delle diverse culture, tradizioni e lingue del continente. Questo è lo spirito che dal 1978 anima la rassegna internazionale del folklore di Castiglione del Lago, che negli anni ha visto esibirsi decine e decine di gruppi folk provenienti da quasi tutti i paesi del mondo. Quest'anno ospiti sono stati gli artisti bulgari del folk dance club Dobruja di Dobrich e i georgiani del folk dance group Abkhazia di Kutaisi, che si sono esibiti dapprima nelle anteprime itineranti e poi nella serata conclusiva al Teatro della Rocca Medievale di Castiglione del Lago, insieme al gruppo folcloristico Agile Trasimeno e gruppo musicale folk Ribelli Canti. Sono tradizioni di popoli vicini o lontani, però che rappresentano, diciamo, i valori del popolo stesso, perciò diventa anche abbastanza facile interpretare la loro cultura e le loro tradizioni attraverso la musica, i balli, i canti e soprattutto anche i costumi, perché è quello che dà anche quell'immagine di un popolo. È un messaggio di pace che vogliamo dare al mondo in questo momento poi particolare. Ed ora Gualdo Tadino, dove sono state presentate le feste centenarie organizzate in occasione dei 700 anni dalla morte di Beato Angelo da Casale, patrono della città. Il servizio di Carla Damo. Si avvicina la ricorrenza dei 700 anni della morte di Beato Angelo da Casale. Per celebrare questo importante anniversario legato al patrono della città, a Gualdo Tadino si tengono le feste centenarie che propongono momenti di condivisione e spiritualità, ma anche all'insegna della gioia e dell'allegria, con un ricco programma che si chiude domenica 1 settembre e che ospita anche una due giorni con bersaglieri alpini. Questo anno del 700 lo abbiamo voluto così, un anno festoso, ma allo stesso tempo un anno che rinsaldi la nostra comunità, le dia nuovo vigore, la unisca per le tante cose che dovremmo fare anche dopo il 700 e soprattutto la renda più bella, più forte e anche più attrattiva rispetto al mondo che la circonda. Abbiamo fatto un lavoro per tenere insieme la comunità, per avere una comunità che si riconosce in valori comuni e che festeggia, fa festa con il cuore, con il corpo, con la mente e con la gioia. Questo ci siamo riusciti facendo iniziative leggere, iniziative culturali, iniziative sociali, iniziative sportive e adesso facciamo le iniziative religiose. Il momento
momento più atteso della festa è dunque domenica 1 settembre. Le celebrazioni si aprono alle 16 all'eremo del Beato Angelo con la preghiera ecumenica interdiocesana per il tempo del creato e proseguono alle 18 nella cattedrale di San Benedetto con un vespro a cui seguirà la processione con il corpo del Beato Angelo. Dopo 50 anni esce il corpo del Beato Angelo, è uscito nelle feste centenarie della nascita, quindi nel 1970, ed esce in questa occasione dopo appunto 50 anni. Esce e va per le strade caratteristiche della nostra città con una partecipazione che ci auguriamo corale. Si annunciano grandi presenze, numerose presenze di tutte le realtà istituzionali, delle realtà associative civili e religiose, quindi ci aspettiamo una bella partecipazione. La festa del 1 settembre prevede poi un momento di convivialità, musica e a chiudere i fuochi d'artificio. Precederanno questa giornata alcune serate di preparazione grazie a incontri con personalità significative del mondo cattolico e teologico, tra queste Don Luigi Maria Epicoco e Salvatore Martinez. A precedere gli incontri l'evento Penne e Piume, che vede protagoniste le fanfare di alpini e bersaglieri tra concerti e sfilate per le vie cittadine. Ci spostiamo a Cascia, dove sono stati oltre 1000 gli spettatori dell'evento più atteso del cartellone estivo comunale, il Gran Gala Equestre Città di Cascia, che ha regalato una serata di grande spettacolo. Vediamo! Artisti internazionali che hanno portato in scena 13 numeri spettacolari, aventi come filo conduttore la relazione empatica tra essere umano e cavallo, e pubblico entusiasta che ha superato le 1000 presenze al parcheggio di Porto Orientale, a cui si sono aggiunti gli spettatori da casa, essendo il Gran Galà Equestre Città di Cascia stato trasmesso in diretta streaming web e TV. Un successo la quarta edizione dell'evento presentato da Antonio Latteri per la regia di Umberto Scotti e la direzione artistica di Luigi Altieri e che ha incoronato vincitore Diego Giona con i suoi 2 strepitosi numeri di posta ungherese, il primo con 8 cavalli in azione e il secondo con 6 cavalli in libertà. Un premio simbolico perché a vincere è stato l'intero show di alto livello. Tutto lo spettacolo ha garantito bellezza, magia, ha centrato l'obiettivo della relazione messa al centro come dialogo empatico, la presenza di molte donne che hanno lavorato in libertà con i cavalli, i bambini, che hanno giocato con il carosellino, quindi facendo vedere gli aspetti della relazione giocosa e sociale che tra l'altro fa parte dell'essenza del cavallo, no? È un essere, un animale sociale, per cui incentiva molto questo aspetto. La relazione con il mondo dell'arte è visto sotto diverse chiavi, la chiave della dolcezza ma anche la chiave della forza, per esempio l'abbiamo visto nei numeri della posta ungherese 8, spettacolare con Diego Giona. Un aspetto anche molto bello è stato quello lì del legame con i territori, dove abbiamo visto i butteri sia di Cottanello che della Valle dell'Edi, che si sono fatti testimoni di che cosa? Di una relazione che mette al centro il cavallo con il territorio, quello della Maremma, e poi anche il lavoro e quindi gli esseri umani, le famiglie, le loro relazioni. Tutto è ruotato intorno a questo. Un percorso che è funzionale all'obiettivo che si voleva trasmettere. Un cast di qualità, penso che ci siamo riusciti. Siamo andati sempre un po' crescendo con i numeri, con gli artisti sempre più importanti e quindi devo dire siamo tutti veramente molto soddisfatti. L'arena quest'anno meravigliosa, l'associazione delle presepe di Fabio Carbonari ha fatto una cosa meravigliosa. Preparare il campo non è facile, la gente, il pubblico vede, viene questa sera e dice che bello, ma ci sono 10 giorni di fatica. E devo ringraziare moltissimi amici, moltissimi casciani che si sono prestati con il loro aiuto a darci una mano, logicamente l'amministrazione comunale. È un vettore di promozione, un vettore turistico. Stiamo pensando per il prossimo anno di farne 2 serate perché lo spettacolo è bellissimo, i cavalli ovviamente sono un'attrazione importante e dunque ci abbiamo tante richieste. Viviamo in un periodo turistico roseo più che roseo e anche questo galà ha portato il suo contributo. Siamo certi quindi di poter arrivare a conclusione dell'anno 2024 con ottimi numeri.
serata conviviale per la Bartoccini MC Restauri Perugia, che si prepara alla nuova stagione del campionato di volley di Serie A1. All'Enoteca Bocci di Perugia erano presenti le Black Angels, insieme a staff e dirigenza, tutti entusiasti di ricominciare a sognare. Vediamo. Nel bagaglio qualità ed entusiasmo, indosso umiltà e ambizione. Le Black Angels della Bartoccini MC Restauri Perugia pronti a ripartire per la nuova stagione della Serie A1 Volley e così dirigenza, staff tecnico e squadra si sono ritrovati presso l'Enoteca Bocci a Perugia per una serata conviviale con menù rigorosamente umbro. Dopo aver vinto il campionato di Serie A2 e la Coppa Italia nella passata stagione, adesso è il momento di un nuovo percorso per nulla semplice, ma se c'è una cosa che le ragazze di Coach Giovi hanno imparato in questi mesi è che non bisogna mai smettere di sognare. Se possiamo sognare è giusto farlo, siamo in una categoria meravigliosa, difficile, con tante squadre che competono come noi per rimanerci, altre che ambiscono a vittorie, traguardi sicuramente più importanti, ma credo che dobbiamo ambire e competere. Poi se saremo bravi allora rimarremo nella categoria e magari chissà, forse riusciremo a fare qualcosa di più o forse no. Però non possiamo dimenticare quello che abbiamo fatto, quindi credo che adesso sappiamo quale può essere lo stile di Perugia, qual è il pubblico di Perugia, che ambiente si trova a Perugia e credo che la cosa importante sia quella. Vogliamo rimanere in A1? Assolutamente sì, è il nostro primo traguardo. Però giocare soltanto con l'idea di provare a salvarsi, credo che anche per chi è l'interprete di questo gioco sia poca roba. Siamo fiduciosi di aver costruito una buona squadra. Primo obiettivo concreto è la salvezza, però è chiaro che noi dobbiamo giocare ottenendo il massimo da tutte le partite. Utilizzando il nostro roster, che è un roster ampio e secondo me completo, quindi dobbiamo cominciare e vedere, però non ci dimentichiamo comunque che il primo obiettivo sicuramente resta la salvezza e poi se verrà qualcos'altro andremo avanti e saremo più ambiziosi. Una squadra che vede conferme e diverse novità, a cominciare dal title sponsor che ha abbracciato il progetto della società. Ci abbiamo riflettuto e ci è piaciuta l'idea e quindi sì, la... Diciamo che una squadra femminile su Perugia merita e quindi siamo contenti assolutamente. La nostra passione nell'edilizia è bene riportarla nella passione che c'ha Antonio e i soci nella pallavolo, quindi siamo ben contenti di dare questo contributo. Scaramanzia non dico niente, ma forza ragazze, andiamo avanti. Tra arte, musica, spettacolo, ballo, gusto e territorio è in scena l'estate nursina. Fino a settembre, nella centralissima piazza San Benedetto e in altre location di Norcia, tanti eventi a ingresso gratuito pensati per tutti e per vivere queste serate estive all'insegna del divertimento. Appuntamento con il gusto e il divertimento a Villa Pitignano di Perugia. Da venerdì 23 agosto a domenica 1 settembre torna la sagra del baccalà e dei prodotti tipici. Ogni sera, stand gastronomici che offrono specialità culinarie a base di baccalà e non solo, serate danzanti con orchestra e VP Dance Festival con musica live e DJ set nell'evento alla nona edizione organizzato dalla Proloco Villa Pitignano. Sagra del baccalà e dei prodotti tipici, a Villa Pitignano dal 23 agosto al 1 settembre. I was waiting in the undertow.
Una magia, un incanto del sapore, una delizia per l'immaginazione, una protagonista unica, la cipolla. Torna a Cannara dal 3 all'8 e dal 10 al 15 settembre la festa della cipolla. Un appuntamento imperdibile con il gusto e un paese al lavoro per celebrare la regina della cucina e simbolo del territorio. L'Associazione Ricreativa Culturale Sportiva Arcs Mantignana presenta Mantignana in settembre, Sagra del Pollo all'Arrabbiata e dei prodotti tipici umbri. Da venerdì 30 agosto a domenica 8 settembre va in scena la 51esima edizione tra gustosi piatti, musica e serate danzanti, spettacoli, animazione e sport. Non mancate a Mantignana in settembre dal 30 agosto all'8 settembre. Fino a domenica 1 settembre Villa Pitignano è in festa con la Sagra del Baccalà e il VP Dance Festival. Appuntamento ormai immancabile dell'estate perugina con tanto buon cibo e divertimento per tutti. Per noi c'è stato Nicola Torrini. Appuntamenti ormai immancabili dell'estate perugina, nella frazione di Villa Pitignano sono tornate anche quest'anno la Sagra del Baccalà e il VP Dance Festival. Sin dal giorno inaugurale, il paese alle porte del capoluogo umbro si è riempito nuovamente di sapori, musica, allegria e di veramente tantissime persone che fino a domenica 1 settembre tornano a celebrare la tradizione culinaria del baccalà e a divertirsi ogni sera con la musica di orchestra e DJ. Ormai siamo arrivati alla 9ª edizione di questa sagra e naturalmente ogni anno incrementiamo sia i numeri delle persone che partecipano e sia anche ai clienti, chiamiamoli clienti insomma, e di conseguenza stiamo andando bene diciamo per il momento, e la cosa bella era, diciamo, è la risposta del paese con tutti gli aiuti insomma che ci abbiamo, dai giovani e meno giovani insomma. Abbiamo una quarantina di ragazzini per sera, abbiamo fatto dei turni perché sono tantissimi e alla fine non è neanche facile gestirli. Però io dico sempre non dire no mai a nessuno e comunque sia far passare delle serate insieme a questi ragazzini, perché è anche bellissimo insomma vedere dei giovani. La Sagra del Baccalà di Villa Pitignano, inoltre, con spirito di solidarietà e di integrazione, cerca anche di coinvolgere nella vita sociale cittadina i ragazzi immigrati che risiedono in zona. Qua vicino abbiamo un ostello che ospita questi ragazzi, e con noi abbiamo una persona che diciamo, gestiamo questi ragazzi e di conseguenza ci danno una mano. È un'integrazione insomma al sociale, ecco. Per deliziare i palati dei buon gustai, la cucina della Sagra del Baccalà propone piatti della tradizione innovativi, dal baccalà alla perugina al baccalà fritto fino alla torta al testo e ad alcune specialità in menù solo alcune sere. Baccalà assolutamente era diciamo un piatto povero diciamo che arrivava dal mare, magari di conseguenza qua dice come mai al centro diciamo dell'Italia il baccalà, però è una cosa tipica, è oramai da tempo e abbiamo diciamo rivalutato questo baccalà e quest'anno abbiamo fatto una prova diciamo, però speriamo insomma che vada bene, la torta al baccalà, quindi c'è la torta con dentro l'impasto che c'è del baccalà, poi abbiamo i cappellacci di bufala con il baccalà, poi c'è tutto il resto, cerchiamo ripeto di rimanere sul pezzo insomma. Accanto alla gustosa cucina non può mancare anche un ricco programma di musiche, serate danzanti con orchestre. Non mancano poi giochi popolari e intrattenimenti vari come la ruota e la pesca. Interessantissima e ricca offerta musicale anche per i più giovani con le serate del VP Dance Festival nel pub e negli spazi adiacenti la sagra. Un vero e proprio festival in cui si alternano molti generi musicali. Quest'anno abbiamo aperto addirittura il secondo bar che era da diciamo, un po' di tempo che era fermo. Abbiamo creato un nuovo palco, abbiamo rimodificato l'assetto del bar solito e appunto creato un nuovo bar che è quello che vedete oggi. Noi vi aspettiamo, siamo sempre pronti ad accogliervi e ci vediamo al VP.
Ed ora parliamo di formazione professionale con il corso per diventare tecnico per la programmazione e gestione impianti di produzione proposto dal Consorzio SUL, interamente gratuito e rivolto ai giovani dai 14 ai 18 anni in obbligo di istruzione con la formula di 3 anni più 1. Il servizio di Carla Damo. Un percorso professionale nel campo della meccanica che forma operai specializzati con prospettive lavorative che superano il 95% di occupabilità. È quanto prevede il corso per tecnico per la programmazione e gestione impianti di produzione indirizzo sistemi a CNC che fa parte della proposta del Consorzio SUL Scuole Umbre per il Lavoro. Un percorso professionale che aiuta i ragazzi partendo da quello che è il lavoro della meccanica tradizionale, quindi l'utilizzo del tornio tradizionale, per passare poi invece a quella che è la programmazione di tutte le macchine a controllo numerico e quindi la gestione proprio di quel tipo di lavoro all'interno delle aziende, che è quello che è in questo momento molto più presente. I ragazzi possono scegliere questo percorso, che è un percorso di istruzione e formazione professionale al termine della scuola media, facendo già la preiscrizione alla fine durante la terza media, e prevede i primi 3 anni al termine dei quali i ragazzi ottengono la qualifica professionale. E il percorso però è di 4 anni, perché dopo la qualifica si può frequentare il quarto anno per l'ottenimento del diploma professionale, e quindi un diploma tecnico, e il quarto anno può essere anche abbinato con un contratto di apprendistato di primo livello. Invece i primi 3 anni i ragazzi hanno l'alternanza scuola-lavoro, o meglio, il primo anno hanno soltanto attività di azienda simulata. Dal secondo anno hanno l'alternanza scuola-lavoro, ma è un'alternanza importante, perché è un'alternanza che prevede dalle 400 alle 450 ore, per cui dei 9 mesi di scuola ne fanno una prima parte, quindi il primo quadrimestre la fanno effettivamente qui a scuola, il secondo quadrimestre invece lo svolgono quasi completamente all'interno di un'azienda. Il corso di programmazione meccanica, oltre che alla Scuola dei Mestieri Bufalini di Città di Castello, si può frequentare a Perugia e Foligno nelle sedi del CNOSFAP Umbria e a Terni nella sede del CFP di Pentima. Su tutto il territorio, chi sceglie di partecipare a una delle attività erogate dal Consorzio SUL sa che trova la stessa offerta formativa. Il Consorzio è nato anche per questo, per dare proprio omogeneità a un sistema che prima era un po' lasciato ognuno alla propria organizzazione. Così gli abbiamo dato una veste organica che è molto reale e vicina a quella che è la tradizione delle scuole. Al corso ci si può iscrivere dal 7 al 31 gennaio di tutti gli anni direttamente tramite il portale del MIUR e nel resto dell'anno contattando gli enti formativi del SUL che lo propongono. Andiamo a Città di Castello per la 24esima edizione della mostra del libro antico e della stampa antica, che si terrà a Palazzo Vitelli a Sant'Egidio da venerdì 30 agosto a domenica 1 settembre. Vediamo un'anticipazione. Torna a Città di Castello la mostra del libro antico e della stampa antica. Le rarità della produzione libraria, dell'incisione e della cartografia provenienti da tutto il mondo saranno in vetrina da venerdì 30 agosto a domenica 1 settembre a Palazzo Vitelli a Sant'Egidio. Nella 24esima edizione dell'evento, organizzato dall'Associazione Palazzo Vitelli a Sant'Egidio con il supporto dell'amministrazione comunale, saranno 40 gli espositori italiani ed esteri distribuiti in 35 stand, che proporranno opere garantite di pregio e rare, come manoscritti miniati, cinquecentine ed altro fino al XXI secolo. Di notevole interesse è il settore dell'incisione con cartografia, vedutistica e grafica d'autore antica e moderna. In primo piano assolute rarità, fra cui due opere di satira antifascista, Il barzellettiere dell'era fascista e Romantica avventura del pelato, provenienti dall'archivio storico della libreria Paci Latifernate e della casa editrice Il Solco di Città di Castello.
La manifestazione si propone di conservare la memoria e di valorizzare il pregio delle opere dell'ingegno e dell'arte lasciate nella storia da importanti autori letterari, maestri incisori e cartografi. La palestra del Centro Medico Flexor Lab si è dotata di un nuovo macchinario VacuFit che unisce l'esercizio aerobico all'effetto vacuum e a quello termico. Per la rubrica Focus Aziende sentiamo Nicola Torrini. Si chiama VacuFit, il nuovo macchinario di ultima generazione in dotazione alla palestra del Centro Medico Flexor Lab di Perugia. Uno strumento adatto a varie tipologie di clienti, dotato di tapirulane interno che consente perciò di associare l'esercizio aerobico all'effetto vacuum, cioè sottovuoto, e a quello termico grazie agli infrarossi, con notevoli vantaggi per il cliente rispetto a un tapirulane normale. L'effetto termico è dato dall'intercapedine che chiude il cliente paziente, il sottovuoto e l'allenamento con infrarossi termico permette di aumentare e ripristinare qualora ci fosse un'alterazione del sistema linfatico, un'alterazione del sistema circolatorio sanguigno, ma permette anche attraverso il tapirulane stesso di effettuare allenamenti cardiovascolari attraverso il tapirulane stesso con la regolazione della pendenza, la regolazione della velocità. La mia sensazione è quella di, oltre che fatica, le sento proprio le gambe che sono molto compresse, proprio una vera sensazione di sottovuoto. Per la peculiarità e la polivalenza del VacuFit stesso è rivolto a tutti, proprio per la possibilità della personalizzazione dei programmi di allenamento che noi personal possiamo effettuare a seconda di chi ci troviamo davanti. È rivolto sicuramente alle donne per combattere gli inestetismi della cellulite, è rivolto all'atleta professionista che vuole migliorare la sua performance, quindi con allenamenti di endurance, di resistenza, ma è rivolto anche alla persona anziana che vuole comunque tonificare, rimettersi in forma, e è rivolto anche a persone che vogliono perdere peso perché l'allenamento cardiovascolare e l'allenamento sottovuoto con gli infrarossi, l'effetto termico, aumenta la possibilità di bruciare grasso in accumulo. La sede dell'Agenzia Sintesi a Perugia ha confermato la sua vocazione di luogo aperto alla città e al sociale, ospitando due appuntamenti molto significativi. Vediamo il servizio. Conferma la sua vocazione come luogo d'incontro aperto alla città, nel quale trovano spazio le arti e il sociale a fianco al business, la sede di Sintesi a Perugia, che ha infatti ospitato nella stessa giornata due appuntamenti, a cominciare dalla presentazione della ricostituita associazione donatori di midollo osseo Umbria, per poi lasciare spazio a un incontro informativo sul welfare aziendale. Oggi proprio incarniamo lo spirito per cui nasce questa struttura polivalente, dove è un connubio fra business, affari, lavoro e sociale. Ecco, oggi abbiamo proprio completato e chiuso un cerchio, perché questa mattina abbiamo avuto una conferenza stampa partecipata, bella, lunga, ricca di spunti, dove è stata presentata la neo ricostituita Admo. Ho poi vissuto una giornata meravigliosa con i nostri clienti, raccontandogli quello che è il mondo del welfare. Il welfare, dunque, che fa il suo ingresso nelle realtà aziendali italiane nel 2016, e sempre più può rappresentare un valore aggiunto e nel quale il gruppo Unipol vanta una significativa esperienza. Oggi rappresenta per noi un fattore, diciamo, di successo, un fattore competitivo per le aziende a cui ci rivolgiamo da un punto di vista sia della parte del comparto assicurativo, con la forza del gruppo, soprattutto nel comparto salute,
con l'Unisalute, che è la nostra, diciamo, compagnia nella compagnia che si occupa solo e soltanto del comparto salute, e anche tutta la parte, diciamo, del ramo vita, con delle coperture per casi di premorienza o di non autosufficienza, e tutta la parte anche della gestione dei flexible benefit o delle tasche dei fringe per, attraverso Willbee, la nostra piattaforma. Solo alcuni contratti collettivi di lavoro hanno introdotto obbligatoriamente il welfare, in tutti gli altri casi è opzionale, ma rimane certamente uno strumento importante per promuovere il benessere dei dipendenti. Quello che noi facciamo è cercare l'autoassunzione di responsabilità da parte delle aziende, quindi in questo caso non c'è obbligo, ma volontà di voler creare un ambiente migliore in seno alla propria attività per poter fidelizzare e rendere un ambiente di lavoro più accattivante, più in linea con quelle che sono le aspettative dei lavoratori. Unisalute, che è diciamo, la maggior compagnia italiana per quanto riguarda la malattia, e indubbiamente è la numero uno, perché ci sono addirittura in Italia 53 fondi e Unisalute, fondi malattia Unisalute ne rappresenta 51. Dunque possiamo dire che è sicuramente la leader nel mercato. Questo è il nostro ultimo servizio. Vi ricordo che potete rivedere tutti i servizi andati in onda sul nostro canale YouTube e continuare a seguirci su Facebook e Instagram. Vi invito inoltre a visitare il sito www.avinews.it. Da Avinews è tutto, un buon proseguimento.